Siamo con Don Riccardo Zaninetti. Il mese di giugno, l'estate, per la Chiesa è spesso foriera di cambiamenti. Ecco, alcuni lasciano i servizi che hanno svolto fino a questo momento per assumerne altri, è il suo caso. Sicuramente questo genera molto spesso nel popolo di Dio un sentimento di rincrescimento e di dolore. Ecco, cosa si sente di dire ai ragazzi, ai parrocchiani, agli animatori per accompagnare questo passaggio? Lei, da prete dell'oratorio a Domodossola, dopo 7 anni lascerà questo incarico perché diventa parroco a Pallanza. Cosa diciamo quindi alle persone che hanno ricevuto da poco questa comunicazione? Beh, proprio nel momento in cui è stata data questa comunicazione è stato ricordato che i preti mettono le loro mani nelle mani del vescovo per l'obbedienza, come segno proprio di obbedienza. E credo che questo sia un po' la vita del sacerdote, no? Una vita donata per gli altri, non soltanto per un gruppo, una parrocchia, ma per la Chiesa e il mondo intero. E quindi quello che mi sento di dire è innanzitutto fidarsi della provvidenza di Dio, no? La quale fa dono della presenza di Dio nella storia degli uomini anche attraverso i sacerdoti di oggi, di ieri e anche di domani. E quindi il Signore, ecco, non lascerà mancare questa sua presenza anche nel futuro attraverso la presenza di altri pastori, di altre guida e di altri giovani che si mettono, ecco, a servizio dell'oratorio e della comunità. E quindi fiducia. Ecco, perché tra l'altro ancora non è stato nominato il diacono che la sostituirà, quindi sarà ai giovani che lei ha formato dover continuare per il momento l'oratorio, mi sembra di aver capito. Certo, i giovani, gli adulti, che sono fondamentalmente il vero cuore della comunità, no? A prendersi la responsabilità di continuare quest'opera, questo cammino e di essere davvero chiesa viva, presenza viva all'interno di questa comunità di Domodossola. Il vescovo ha promesso comunque la presenza di un diacono. E chiedo davvero, no, di accoglierlo con il cuore aperto, così come sono stato accolto io 7 anni fa, nel momento del mio arrivo. E sono sicuro che insieme, popolo di Dio, no, pastori, diaconi in questo caso, insieme collaboreranno e lavoreranno per il bene di questa comunità. Ecco, lei ha rilanciato questo oratorio e lascia quindi un oratorio al passo con i tempi. Lei è anche stato molto tecnologico, ha seguito molto anche i ragazzi con i social. La risorsa, insomma, è una risorsa per la città. Si è occupato molto anche della formazione degli animatori. Il segreto del successo dell'oratorio? Il segreto di questo successo, se così si può chiamare, Adesso vabbè, c'è successo stata la abbiamo. pausa del lockdown, Certo. però prima del lockdown ricordiamo quasi 500 ragazzi che seguivano il Al centro Grest. estivo, durante il Grest, sì. Ma penso di poter dire questo, che questo oratorio si chiama centro familiare e questo mi porta a dire che la parrocchia, in modo particolare l'oratorio, non è un luogo esclusivo di un solo gruppo, di una sola categoria, bambini e ragazzi, ma abbiamo tentato insieme, non da solo, con i ragazzi, con gli animatori e anche con gli adulti, di rendere davvero questo luogo un luogo capace di sinergia, capace di intercettare non soltanto il bisogno, ma anche i doni che ciascuno può mettere a frutto a favore della comunità. E quindi tutto questo è avvenuto attraverso la collaborazione di tanti enti, di tante associazioni, di tanti gruppi che si sono negli anni adoperati a favore dei più piccoli, a favore dei ragazzi, e questo si è potuto vedere anche durante il Grest, durante il centro estivo. Penso che si possa dire anche questo con una grande collaborazione con il sociale e soprattutto anche con il comune, la città di Domodossola, che mi sento di ringraziare in questi giorni, in questo momento, anche nella persona del
signor sindaco, che proprio in queste ore mi ha chiamato perché anche lui ha saputo di questo trasferimento. Io mi sono sentito in dovere in quel momento di ringraziarlo già per questa sua vicinanza e questa sua collaborazione con noi. Una domanda personale, se si sente di rispondere, ecco. Lei diventerà parroco? Cambierà quindi il suo modo di essere, se vogliamo, tra virgolette. Ecco, ma cosa si muove nel cuore di un prete quando gli viene chiesto di cambiare? Umanamente parlando, non nascondo che c'è un po' di sofferenza, perché comunque 7 anni vuol dire condividere tanto con questi ragazzi, questa gente, spendere davvero tanto tempo e tante energie, e quindi c'è un umano da gestire, c'è una sofferenza, diciamo così, da gestire per il distacco, per tra virgolette un po' la lontananza. Nello stesso tempo questo momento mi riporta al senso un po' della mia vocazione, quel sì che io ho detto 16 anni fa quando sono diventato prete, ancora oggi lo rinnovo davanti al Signore, davanti ai superiori, perché mi sento proprio che questo è il nostro ministero, il mio ministero, no? Di sacerdote, di prete, quindi per la Chiesa che è in Novara, per questa diocesi che in questo momento mi chiede di fare un sacrificio, ma nello stesso tempo mi chiede di ricordarmi che sono prete. Ecco, visto che ha fatto un passo indietro lei, a questo punto facciamo un passo indietro anche con le domande. Quando è stato il momento in cui le ha detto voglio fare il prete? Ah, Luca, qui si va indietro, penso di più di 20 anni. Ero un ragazzo e mi piace dire questa cosa in questo luogo, che è l'oratorio di Domodossola, ma io ho detto sì 20 anni e più fa, quando proprio frequentando l'oratorio e guardando al mio prete, al mio sacerdote, al mio parroco, che non era un parroco giovanissimo, al mio paese di Sizzano, da dove provengo, guardando lui, guardando il suo lavoro, guardando la sua energia, guardando il suo entusiasmo, soprattutto guardando quella voglia che lui aveva di stare in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, io ho detto ma forse il Signore mi chiede di fare la stessa cosa, mi chiede davvero di essere disponibile secondo la sua volontà per servire i ragazzi, per servire i giovani. E quindi quello è stato un po' un passo verso il sì. E adesso questo sì viene trasformato, nel senso che non è più un sì con un impegno rivolto ai giovani, ma rivolto a tutti, diciamo. Come si prepara questo nuovo incarico? Beh, credo innanzitutto con tanta preghiera. Mi sento proprio di dire che ho bisogno di tanta grazia per vivere questo passo, per vivere davvero questo momento. C'è bisogno proprio della presenza del Signore, e credo davvero, no, di fidarmi di Lui. Credo che ogni cristiano e soprattutto ogni sacerdote, nel momento del cambiamento, nel momento delle responsabilità, debba dire questo, no? È il Signore che guida, no, i nostri cuori, i nostri passi, e noi ci mettiamo davvero nelle sue mani, con calma, con pazienza, ma faremo anche questo. Poi di certo non è un ruolo nuovo, perché lei si è occupato prevalentemente dai giovani, ma ha sempre collaborato anche Don Vincenzo, certo. E ha celebrato le varie messe nelle varie parrocchie, insomma. Ho avuto davanti in questi anni comunque grandi sacerdoti, grandi parroci, che mi hanno davvero dato la possibilità di comprendere un po' qual è il senso di questa nostra vocazione, e anche del perché, no, un uomo, un sacerdote possa davvero spendersi così. E anche per questo io credo di dover ringraziare tutti coloro che in questi anni, da parroci, da sacerdoti, hanno collaborato con me e hanno dato a me quel poco, no, quel tesoro che mi permette oggi, come dicevo prima, di compiere questo passo. Bene, buona nuova missione. Grazie mille.